il 12 di giugno, tra pochi giorni, si vota per 5 referendum che sono di fatto clandestini, perché la maggior parte degli italiani non sanno che c'è questa scadenza. I temi sono quelli del referendum e tutto quello che si poteva fare per scongiurare che ci fosse una attenzione importante su quello che è una delle questioni politiche più importanti di questo paese è stato realizzato. È stato realizzato da un sistema di servizio pubblico assolutamente incapace di realizzare gli obiettivi che sono appunto quello di consentire al cittadino di conoscere per deliberare. È stato realizzato il disegno dei partiti che sono di fatto scomparsi. Ed è abbastanza significativo che quasi tutti i leader dei partiti si sono chiamati fuori. Eppure, al di là delle affermazioni, direi qualche volta anche un po' sguagliate, penso ad alcuni rappresentanti del PD che hanno parlato del referendum soltanto come propaganda, anche se bisogna dire almeno il PD, invitando a votare no, ha invitato ad andare a votare, anche se non so quanti andranno, e al suo interno ha delle contraddizioni che riguardano fondamentalmente i sindaci. Ma quello che mi pare evidente è che la questione giustizia, al di là del tentativo di non informare, è un dato di fatto reale. La controproduttività della giustizia credo che sia nell'agenda da moltissimi anni. Essa riguarda in primo luogo i cittadini più deboli, i quali nel momento in cui si è determinata quella parabola che abbiamo più volte descritto, che riguarda la cessazione di sovranità che il potere politico ha fatto alla magistratura, finendo per mettere la magistratura nella condizione di perdere quel suo ruolo super partes e per diventare un attore dello scontro di potere tra i poteri, aumentando l'area di discrezionalità della stessa, e un esercizio di ruolo politico decisamente grave. Resta il particolare che gli ultimi giorni vedono una reiterata rappresentazione di spot che sembrano più di fatto allontanare la percezione di quanto invece il giudizio degli italiani, decisamente importante e non certo in contrapposizione con il Parlamento, serve per consentire al tema giustizia di diventare centrale nel dibattito che riguarda molti aspetti, gli aspetti sociali, economici, culturali e anche, diciamo, anche di rapporti tra i poteri. Ecco, io vorrei un attimo partire con te su questo aspetto che mi sembra molto rilevante, e cioè quali possono essere le considerazioni che si fanno rispetto a un servizio pubblico che ha completamente allontanato sui temi referendari, che potremmo riassumere appunto nei 5 scadenze, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e giudicanti, i limiti dell'abuso della custodia cautelare, l'abolizione del decreto Severino, l'equa valutazione dei magistrati con l'immissione di nuovi protagonisti, avvocati e professori universitari di natura giuridica che dovrebbero intervenire. Ma ripeto, resta fondamentale che il voto del 12 ha per oggetto una messa all'ordine del giorno del tema giustizia e non in chiave conflittuale col Parlamento. Eppure i partiti e il Parlamento, che pure non ha deciso niente, anche la tanto ventilata riforma Cartabia, molto annacquata, al di là della volontà della stessa, non è in grado di affrontare i temi complessi della crisi della giustizia. Quale può essere, secondo te, la ragione per cui, dopo un'attenzione portata anche dallo stesso Presidente della Repubblica nel suo intervento per il secondo mandato, nel quale con molta vigore ha espresso una valutazione proprio sulla crisi della giustizia e della stessa magistratura, ma voglio richiamare a te, prima di darti la parola, anche le dichiarazioni dello stesso Violante, che pure manifesta perplessità per il referendum, ma ha detto che lui andrà a votare il referendum sulla Severino, e l'affermazione significativa è che bisogna salvare la magistratura da se stessa. Allora, qual è la ragione per cui i partiti hanno deciso un'ulteriore forma di autolesionismo e di ruolo politico che sarebbe su questo versante della giustizia molto importante? Diciamo che in linea generale i referendum sono una vittoria del popolo e una sconfitta della politica, perché è evidente che la grande era di Pannella, che ha visto referendum importanti e in particolare memorabile il divorzio, non poteva non interessare i cittadini perché riguardava la loro vita quotidiana, la loro esistenza nella realtà e quindi i loro rapporti. Non più o meno corrette o scorrette che riguardano
l'incidente di un processo o una condizione che tu pensi non debba toccare a te. Questa è la ragione per cui c'è minore interesse per questi referendum, perché nessuno pensa di dover essere vittima della giustizia quando è molto facile che lo sia per ogni inchiesta che, toccando un cittadino, almeno nella metà dei casi, che sono tanti, comunque un numero ristretto rispetto ai matrimoni, vede un errore giudiziario. Quindi occorrerebbe partire di lì che noi dobbiamo difenderci da un'azione della magistratura che spesso troppo sbaglia. Ma questa percezione, non avendo questa percezione, è probabile che i referendum non raggiungano il quorum, anche se non è augurabile, e che essi segnalino la distrazione e l'incapacità della politica di risolvere materie di tipo, diciamo, giurisdizionale, di tipo soprattutto legato alle norme, attraverso il Parlamento che è deputato a questo. E la condizione per la quale il referendum viene considerato capriccio di una parte politica, e in questo caso, siccome è stato largamente promosso dai radicali storicamente, che sono una minoranza ma diventano maggioranza con il referendum, e da la Lega, il rischio è che la Lega, che ha contribuito alla raccolta delle firme, risulti il partito che aveva interesse politico a questi referendum. Queste due ragioni, la prima delle quali è determinante, cioè l'idea che il Parlamento non riesca a fare norme che dovrebbe fare e quindi chieda al popolo di decidere al suo posto. E da un certo punto di vista, riguardando materia non di vita civile ma di vita come dire, legislativa, e apparentemente non riguardando tutti i cittadini ma solo la parte di quelli che cadono sotto l'interesse di un magistrato, questo referendum, questi referendum appaiono lontani. Vero è che il servizio pubblico dovrebbe garantire, non ha garantito, che della materia si parlasse con maggiore attenzione di quanto non sia data alle amministrative comunali, le quali vedono alcune città andare al voto, ma non tutti i cittadini votare, mentre questo è un referendum che investe la totalità dei cittadini. Quindi il referendum meriterebbe tribune politiche, incontri e dibattiti nella discussione fra il sì e il no, che c'è stata l'ultima volta in cui il referendum ha funzionato a rovescio, cioè il popolo ha fatto la scelta sbagliata, ma l'ha fatta, di confermare una legge voluta da un Parlamento inibito e mortificato, che è quella della riduzione dei parlamentari. In quel caso il popolo pensò di fare un gesto giusto stabilendo la limitazione dei parlamentari. Per cui dopo quel referendum si arriva a questo, che ha molta più logica rispetto ai diritti dei cittadini di quanto non avesse un referendum che limitava i diritti limitando il numero dei parlamentari, perché meno parlamentari hai, meno diritti hai, meno possibilità di ascolto hai. Quindi non è detto che la vittoria dei sì corrisponda a una, come sarebbe auspicabile, a una vittoria della cosa giusta, perché la vittoria in un referendum non è legata alla ragione, ma è legata a molte variabili. In questo caso, con la riduzione dei parlamentari, si è colpita la variabile dell'anticasta, che ha portato all'esito per quel referendum, credo, sbagliato, ma il popolo ha sempre ragione, quindi allora fecero questo. Questa volta probabilmente, se votassero più del 50%, i referendum passerebbero tutti, e è abbastanza inquietante, se non profondamente immorale, che la comunicazione di servizio sui referendum e l'intervento della televisione pubblica fino ad oggi sia costituito nell'intervento grottesco e forse utile ai referendum di Luciano Littizzetto, cioè di avere deciso di pronunciarsi contro il referendum in una trasmissione pubblica anche molto ascoltata e molto seguita, che dovrebbe essere sanzionata per aver consentito lei di fare una propaganda contro il referendum così violenta, la quale però, se noi interpretiamo nel senso della verità della comunicazione, potrebbe perfino essere stata utile, nel senso che la ribellione e l'insorgenza contro l'arroganza della Littizzetto, contro questo modo di liquidare i referendum, potrebbe indignare e portare a una reazione le persone avvedute, le quali sentono come un sopruso che la televisione pubblica entri
a gamba tesa per dire no al referendum, la quale cosa appunto è di per sé molto riprovevole e molto grave, ma è la cosa più rilevante che abbia fatto l'informazione pubblica in questi mesi. L'unica cosa che ha fatto è un analisissetto contrario ai referendum. Mi pare inquietante, ma forse anche utile. Quindi è difficile dire che cosa avverrà, ed è difficile immaginare che un testimonial del referendum sia una nemica dei... Però questo è probabilmente il primo momento in cui un'insorgenza contro questa dichiarazione così dissennata potrebbe determinare una reazione di persone che civilmente vanno a votare. Poi possono votare sì o votare no, ma non si capisce perché non andare a votare. Quindi, se dovessimo risalire la ragione per cui non si va a votare, è il disinteresse per questioni che apparentemente riguardano solo alcune persone, quindi le vittime della giustizia, che sono comunque una percentuale alta ma non altissima in Italia, e quindi ritenere che il referendum non riguardi i cittadini. Viceversa, un referendum sul divorzio, sull'aborto, su qualunque materia, ha la forza di riguardare la vita quotidiana delle persone, quindi essere sentito come un fatto che ci riguarda. Il problema di questi referendum è che, a parte la uscita della notizietta, sembra che il referendum riguardi altre persone, un mondo specializzato di avvocati, di imputati, c'è un segmento che nessuno pensa che può toccare anche lui essere vittima della cattiva giustizia. Per questo i referendum hanno tanta difficoltà ad affermarsi un esito incerto. Io mi auguro che alla fine, ascoltandoci, i cittadini vadano a votare non nel loro interesse, ma nell'interesse eventuale di chi si trovi vittima dell'azione della legislatura. Quindi è un voto che non è di per sé normativo di comportamenti, ma è indicativo di comportamenti da evitare. Quindi è come il non dirci quello più mentale, ciò che possiamo dirti e ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Quindi, intendendosi più come negazione che come affermazione di qualcosa. Però certamente oggi il referendum è la prova definitiva della insufficienza della rappresentanza parlamentare e delle deleghe dei parlamentari per fare quelle leggi che si poi rilanciano al popolo come se fosse la volontà popolare a stabilire che quell'intervento è giusto e sbagliato. Guarda Vittorio, totalmente d'accordo sul paradosso Littizzetto. Quello che voglio ulteriormente però richiamare è che in fondo i referendum non sono contro il Parlamento. Il Parlamento dà ampia prova di impotenza e di immobilismo, lo testimonia anche il fatto che la sia pura annacquata riforma Cartabia, che è proprio lo 0,2 della crisi della giustizia, anche se i referendum potrebbero al massimo coprire il 20, ma sarebbe un impotente. Bene, quello che mi sembra rilevante è che i referendum sono un elemento di sollecitazione e di fatto iscrivono la crisi della giustizia su un altro fronte. E qui mi inviti a considerare che, seppur vero che sembra riguardare una fetta della popolazione che viene investita da vicende giudiziarie, diciamo che tecnicamente sono due aspetti che possono essere dismessi dalla questione. Lo scivolamento dell'ordine giudiziario, della magistratura, ordine super partes, la realtà del potere di quella che sulla realtà della politica, penso dal 1992 in poi, la vicenda Manifeste, è evidente che ha comportato il fatto che siamo di fronte a una incidenza su molti aspetti, che sono sociali, che sono di formazione di classe dirigente, abbiamo visto quanto sono coloro che sono stati, abbiamo visto anche le posizioni dei sindaci dello stesso Partito Democratico che di fatto si sono manifestati contro la scelta del segretario Letta, affermando che la vicenda specifica che riguardava la Severino in qualche misura va a bloccare la stessa iniziativa di sindaci e la loro operativa. Io però voglio richiamare ulteriormente un fatto su questo aspetto. Tenendo il suo pensiero radicale, poi su un'altra radicale, ha preso sottolineato un sistema giudiziario che contenga 6 milioni di procedure, ci vogliono 7 anni di causa civile,
Sua azione era ritornato vigoroso, anche se rispetto al referendum e nonostante io vorrei appunto sottolineare questo elemento che credo sia significativo. Perché si afferma, come lo afferma lo stesso Violante, che bisogna salvare la magistratura da se stessa? Perché bisogna salvare la magistratura da se stessa? Perché è evidente che siamo di fronte ad un processo di deformazione che abbiamo anche analizzato con l'ex procuratore generale Lupacchini, il quale ha ricostruito la genealogia antropologica della deriva della stessa magistratura. Per cui è evidente che almeno in questi ultimi giorni sarebbe necessario, non dico un intervento del capo dello Stato nel merito, ma una evidenziazione che la criminalizzazione del referendum, che alcuni, ripeto, rappresentanti del PD hanno definito una propaganda, e fuori dalla grazia di Dio un'affermazione del genere. Ma ti invito anche a riflettere e a portare la tua opinione sotto questo aspetto. Se il referendum, nonostante l'ostracismo del sistema informativo, nonostante l'assenza e la fuga dei partiti, dei leader dei partiti a prendere una posizione, dovesse trovare il quorum e il successo del sì, avrà delle incidenze significative anche sugli equilibri di potere. Sarà ben difficile pensare ad un progetto di allargamento messo in piedi da Letta con 5 Stelle di natura, conosciamo questi ultimi, squisitamente giustizialista, e questo aprirebbe anche la strada a quella che il fronte laico, liberale, socialista, libertario, radicale, che è stato completamente fatto fuori dalla dinamica degli equilibri di potere di questo paese. Ecco, tu credi che questi aspetti siano velleitari oppure in questo elemento vi è una chiave di volta importante proprio rispetto al contesto politico generale e quindi anche alla realtà che potrebbe venire a sorgere laddove i referendum riescono a rivelare una volontà popolare che va ben al di là del singolo merito? In fondo il divorzio cosa rivelò? Rivelò che al di là del merito del tema divorzio riguardava una società che era molto più avanti della sua stessa classe politica. Ecco, in questa chiave qui credo che una tua sottolineatura con la tua immagine pubblica piuttosto intensa presso l'opinione pubblica stessa per andare a votare possa avere un significato molto importante anche per sollecitare una partecipazione che riguarda la vita di tutti noi. Guarda, non mi sono pronunciato fino ad oggi dopo la tua richiesta perché devo dirti una verità che ti sembrerà dolorosa, cioè che un dialogo fra me e te mi trasporta nella dimensione intellettuale o in quella politica nella quale io esprimo la parte di me meno popolare e tu, tra l'altro, essendo un uomo dotto, hai fatto un lungo ragionamento, secondo me un errore parlare tanto a lungo invece che fare domande secche e risposte brevi, perché appunto tu vuoi argomentare. Questi argomenti, quanti ti seguiranno, sono persone già largamente consapevoli di quello che devono fare. Quello che manca, devo dirti la verità, perché lo facevo riferimento al litizzetto, è una rissa. Se io avessi fatto invece con la questione della Russia e degli intellettuali e scrittori una lite come quella con Mughini sul referendum, sarebbe stata molto più utile, ma non c'è neanche quello. Non c'è un dialogo in televisione per cui uno possa mandare a cagare qualcuno che fa quello che ha fatto la litizzetto. Se invece della litizzetto ci fosse stato un dialogo con me da Fazio, che non è consentito perché perfino io vengo censurato in televisione, l'avrei mandato a cagare. Quindi un effetto formidabile sarebbe uno scazzo fra Litizzetto e Sgarbi, che diventa materia che va a Striscia la Notizia, per tutte le radio,
Così invece siamo in un difetto di comunicazione che si chiude in una strettoia, in una nicchia nella quale io e te parliamo. Tu la manderai, ci vedranno 10, 20, 30 mila persone, ma non i, non so, 50 milioni che hanno visto la mia lista con Bughini. Quindi perché io non ho fatto comunicazione sul referendum? Perché farla in maniera solipsistica o anche duo solipsistica, cioè due come me e te che dicono delle cose più o meno argomentate, non è comunicazione reale. Occorrono, diciamo, tre minuti di scazzo. Quindi occorre, infatti la litizzetta è stata utilissima alla causa del referendum, perché ha indignato tantissime persone che hanno reagito. Quindi si guarda lei, che con quella faccia antipatica dice non andate a votare, o votate no, non so cosa abbia detto, e quindi è l'unico elemento di buona comunicazione che ha determinato la latitanza di notizie sul referendum. Cioè, trovo che lì sarebbe interessante chiedere con un sì o un no, o con quella radio radicale di una volta che Pannella aveva aperto a chiunque dicesse qualunque parolaccia, far sentire le parole della Littizzetto e far reagire le persone con gli insulti che lei si merita. Voglio dire, questo te lo dico perché quello che stiamo facendo io e te avrà sicuramente una diffusione e si saprà, come giusto, è inevitabile, io pensavo non ci fosse bisogno di dirlo, abbia scritto anche Becchi, risulta assordante il tuo silenzio. Però io ho poca fiducia. I giornali su cui io scrivo sono giornali che un tempo avevano 400-500 mila lettori, oggi ne hanno 30 mila. Panorama, Giornale, eccetera. Il Corriere della Sera aveva, il referendum di una volta, 1 milione di lettori, oggi ne ha 120 mila. Per cui tutta la comunicazione ufficiale, non so se quella radiofonica, è compressa e contratta e fa notizia quello che accade all'Isola dei Famosi, al Grande Fratello, o anche quando io vado in televisione e faccio le mie mitologiche scazzate, violente. Però tutto il resto non è comunicazione utile. Per questo ti dico, mi fa piacere che tu mi faccia delle domande, sono contento che le persone che ci amano sappiano che io sono favorevolissimo ai referendum, ma bene, la mia sfiducia è una sfiducia nel meccanismo di comunicazione, che è quello per cui l'avrei visto anche quando Salvini stava con La Bestia, quel suo moltiplicatore, aveva un successo che oggi non ha, quindi anche lui. La ragione per cui stiamo facendo questo discorso è molto semplice. I leader di partito non sostengono il referendum perché il referendum è stato sostenuto da Salvini. Salvini è stato per il referendum, da un certo punto di vista, un segnale importante di un'area, di una parte del centrodestra che si svegliava dal vecchio giustizialismo che ha rappresentato la Lega. Dall'altra parte è stato un meccanismo boomerang, perché tutti i partiti che vedono lui come nemico sono coalizzati per ostracizzare la notizia sul referendum. Quindi l'elemento è molto semplice, altrimenti avremmo avuto i vari Conte, Letta, che sia pure in modo, come sempre, il loro un po' fasullo, ipocrita, si sarebbero pronunciati. Hanno scelto il silenzio per non dare la carta vincente a Salvini se per caso i sì vincessero il referendum. Quindi è molto chiaro, il sistema è chiarissimo, si è chiuso a riccio intorno e contro Salvini. Quanto a me, alla mia consapevolezza della maturità, che io sono una persona molto popolare, ma la mia popolarità non è se dico delle cose di buon senso, se dico delle cose giuste o se dico delle cose con te ben argomentate, ma è legata a episodi che a me non interessano nulla, ma che sono incidenti su cui poi si parla moltissimo. Ora, l'incidente con la Littizzetto è quello che io rimpiango. Io sarei stato felice di poterla mandare a cagare, poi non mi è neanche antipatica, ma lei da sola si è mandata a cagare. Cioè, io, se voi tu mandi adesso all'infinito sulle tue reti, questo farò anch'io, quello che lei ha detto, che poi non ho visto, non hanno raccontato, genererai una reazione negativa utilissima in referendum. È l'unica arma che abbiamo. Mandare un Littizzetto fino allo spasimo. Il resto, cioè noi due che parliamo, è interessante, ma è da seminario. Senti, Vittorio, per concludere, negli ultimi 6 giorni, quale scazzo potresti procurare che possa... Non lo so. Perché appunto quello con Bughini, che è stato così divertente, io l'ho a distanza ringraziato, era una trasmissione imbalsamata con 40 anni di costanza, uno che canta, uno che racconta una barzelletta, uno che fa delle battute, e io dovevo parlare di quadri. Se non ci fosse stato uno che si immolava per venirmi a incontro come è venuto Bughini, non sarebbe nato l'incidente. Per cui la verità della televisione di cui io parlo è che non puoi neanche, come dire, prefigurarla. Devi sperare che ti invitino, ci sia un idiota
o uno che ha un'idea che ti crea casino, e questo scazzo sarebbe utilissimo. Quello della Littizzetto mi è sembrato l'unica, lo dico veramente, ne parlavo con Berlusconi oggi, non a Berlusconi, che anche lui è favorevole ai referendum, è l'unica cosa che ha fatto parlare dei referendum, cioè che una pazza in una trasmissione popolare abbia osato dire non votate il referendum, è stata la migliore propaganda per il referendum. Te lo dico perché è un paradosso, però non ti capisca. Io sulla comunicazione ho una larga pratica e la mia popolarità nasce da episodi che non ho cercato. Io ero tranquillo pensando che le mie posizioni siano quelle che io esprimo, poi viene fuori qualcuno che si mette di mezzo, ti costringe a dare di matto e tac, nasce il casino, e di quel casino si parla. Ma quello degli artisti russi, io ho detto, sarebbe assolutamente logico che noi li invitassimo a parlare, io lo dicevo in nome di un principio che è il mio. Pensare che ci fosse uno che si metteva in mezzo dando ragione a Sala, che è quello che ha censurato sostanzialmente il direttore Gergef, io non potevo immaginarlo, quindi è proprio un incidente. E non potevo neppure immaginare, ma oggi si parlava solo di quello, che la Littizzetto facesse, quindi dobbiamo ringraziare lei, dobbiamo mandarla in onda e generare una reazione di persone che vanno a votare per mandare a fare in culo questa con le sue stronzate. Questo è quello che io ritengo efficace. La nostra comunicazione che abbiamo rimandato di qualche giorno è perché io stesso, sì, sapevo che avrei parlato con te, ti stimo e sono tuo amico da tanti anni, ma ho qualche dubbio, per esempio tu hai fatto una premessa, devo dirti, troppo lunga. In linea generale, nella trasmissione, una cosa che dura 2 minuti di scazzo è molto più forte che 20 minuti o mezz'ora in cui tu dici una cosa e io ti rispondo. Proviamo a scazzarci un po'. Tu mi non riusciamo a scazzarci un po' io te. Potrei capire, io siamo d'accordo che bisogna mettermi davanti uno che dicesse che è giusto, cioè, capito? Cioè dovrei avere davanti uno come Gratteri per divertirmi, capisci? Questo non te lo posso procurare. Va bene, comunque ti ringrazio e sono contento per i tuoi 5 sì e condivido tutto quello che hai detto sulla Littizzetto e sulla sua grande campagna a favore del sì ai referendum. Credo che possa essere, se i referendum arriveranno a superare il quorum, dovremmo ringraziare lei, perché la reazione delle persone, non di destra, ma le persone che non capiscono perché uno in una trasmissione pubblica, perché quello è servizio pubblico, deve prendere una posizione da sola, senza contrasto con nessuno, per dire quella cosa lì è enorme ed è una prova di quanto Fazio sia antidemocratico e di quanto quella trasmissione andrebbe sanzionata. Lo dicevo oggi a Berlusconi, occorrerebbe che la sorveglianza, la vigilanza sanzionasse, quindi tutta questa cosa potrebbe capitare. Io inviterei, adesso lo farò, a sanzionare Fazio e la Littizzetto, perché non è possibile che il servizio pubblico sia così sbilanciato. Questo sarebbe interessante. Cioè, la GCOM è stata investita, ma per il momento tace, ne parlerà dopo che è finita. Ma invece adesso dovrebbe dire, scusate, ma dove cazzo siamo? Certo. Siamo in campagna elettorale o no? In campagna elettorale la parola regina è par condicio, questo sarebbe par condicio? Perché non vale la par condicio per il referendum? Il problema esiste, te l'ho detto perché tu, ma ci siamo sentiti fortunatamente oggi, questa parte del nostro discorso investe non tanto le nostre convinzioni che tale abbiamo, quanto il modo con cui si comunica nel referendum. Fino ad oggi il servizio pubblico ha fatto solo la Littizzetto, ci sarebbe da incazzarsi tutti, certo il PD non può farlo perché sono dei morti, ma certamente qualche altro partito potrebbe dire, oh, ma che roba è, ma che cazzo è questa? Ma penso che siamo arrivati al punto, e concludo su questo, che Calderoli, da vecchio giustizialista, si proclama antigiustizialista e sta addirittura attuando uno sciopero della fame, il che è veramente una rivoluzione copernicana. Certo, questo per noi che abbiamo visto un Parlamento così diverso è molto interessante, ma tutti sfortati giustizialisti, quindi è avuto successo, prima la Lega, poi 5 Stelle, poi dopo che è capitato l'incidente a Grillo del figlio non è più giustizialista. Quando hai cancellato l'immunità parlamentare, io fui l'unico a pronunciare per non cancellarla, adesso i leghisti vengono a dirmi, avevi ragione tu, sono passati 30 anni, cioè, ma sai, ne hai viste troppe. Però questo della comunicazione è interessante, perché lo sgarro della Littizzetto è una prova di prepotenza di una parte contro l'altra. Nel referendum le parti devono essere almeno due, il sì e il no. Qui abbiamo solo il no, il sì non è uscito. No, abbiamo l'astensione. Bene, grazie Vittorio, sono contento dei tuoi 5 sì e condivido appieno l'interpretazione sul modello di comunicazione che purtroppo è mancato nella direzione che tu segnalavi. A presto, ciao. Un abbraccio, ciao.